siamo attivi dal 2019, siamo sbaglio febbraio, i primi di febbraio del 2019, e siamo attivi come Federazione Popolo Sovrano, ci attiviamo anche come organizzazione non lucrativa atta alla solidarietà delle persone, quindi cerchiamo di dare un'informazione anche corretta con dei professionisti del settore. La Federazione Popolo Sovrano è un'associazione anche di volontariato, quindi sappiate che coloro che vogliono saperne di più su www.federazionepopolosovrano.it troverà tutto un sistema, diciamo, di informazioni, e sappiate che a noi fondamentalmente in questo preciso istante, dove ci sono una parentesi, in 2 anni abbiamo superato i 4 milioni di nuovi poveri, abbiamo bisogno veramente di molti volontari, perché abbiamo il polso della situazione di negozi chiusi, persone che sono fondamentalmente attraverso, diciamo, queste pressioni non stanno bene anche psicologicamente, sia i bambini, ma non solo i bambini, anche le persone adulte. Quindi a questo punto, quando volete, noi aspettiamo in tanti, voi che siete in diretta, sappiamo perfettamente quanti siete, ci lusinga quel fatto, ma sappiate anche che noi come Federazione Popolo Sovrano cerchiamo di avere la possibilità di avere più volontari possibili, perché c'è tanto lavoro da fare, ragazzi, veramente tanto, soprattutto in questo periodo storico della nostra vita. Io adesso in questo momento passo la parola alla responsabile regionale Lazio, Monica Sallucci, che ci presenterà la dottoressa. Prego, Monica. Buonasera a tutti, siete qui ospiti presso il nostro salotto come tutti i mercoledì sera. Questa sera presenteremo la dottoressa Marina Salvi, che è laureata in ostetricia e ginecologia presso la Sapienza di Roma. Ha un'esperienza ventennale, quindi pluriennale, come professionista sul territorio, e si occupa anche di procreazione assistita. Buonasera, dottoressa Marina Salvi. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io le vorrei fare una prima domanda, per sapere così, come a titolo di curiosità, com'è andata la sua giornata lavorativa oggi? un po' pesante. Un po' pesante come tutti i giorni, oramai, ma la pesantezza non sta nel fare il mio lavoro, ovviamente, ma il fatto che una visita adesso diventa molto più lunga del normale, soprattutto in questi giorni, in queste settimane, perché ogni paziente, che sia in gravidanza, che sia in menopausa, che siano anche ragazze, adolescenti, tutte mi chiedono: faccio il vaccino? Che cosa sa, dottoressa, di questo vaccino? Come mi può aiutare, dottoressa? E quindi diciamo che dalla normale visita ginecologica inizio ovviamente a dire quello che penso, quello che so. Anch'io, come voi, cerco notizie, mi informo, leggo. Proprio per aiutare anche i miei pazienti a cercare di capire cosa fare, ecco, quindi è stancante per questo, però comunque lo faccio sempre e lo farò sempre. E dottoressa, cosa ci dice sui vaccini? Esistono per ora qui in Italia 3 vaccini, no, in commercio, sì. AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Cosa ci dice? Si è documentata? Ha visto la composizione di questi vaccini? Ci può parlare di qualcosa interessante? Allora, sicuramente sì, mi sono documentata. La prima cosa che ho fatto è andare a scaricarmi, questo lo potete fare tutti, il foglietto illustrativo, perché cosa succede? Succede che le mie pazienti mi chiamano e mi chiedono se appunto possono fare il vaccino, se hanno degli effetti collaterali, se potrebbero avere appunto dei danni da vaccino, e quindi sono andata a documentarmi. Se volete, io qua ho i foglietti illustrativi, me li sono scaricati, ad esempio c'è il foglietto ad esempio dell'AstraZeneca, che adesso è quello più chiacchierato in questo momento, sì. E sulla proprio la prima pagina, la primissima frase del foglietto illustrativo è che è un medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale,
quindi vuol dire che è sotto controllo giorno dopo giorno. Continuo a leggere dei punti, poi ovviamente se avete piacere ve lo scaricate, lo leggete bene tutti. Mentre lo leggo, noi ci piace che ce lo spieghi lei noi ci piace che ce lo spieghi lei, anche perché le persone che sono a casa, non è Roberto Morales che poi parla, neanche Monica, e qui stiamo parlando di una professionista del settore, e ci piace che lo spieghi lei ai nostri amici. Tanto questa qui non è tanto un'intervista, come diceva Monica, è un salotto, è come se prendessimo il caffè da lei a casa sua e parliamo del più e del meno, e in questo caso parliamo proprio dei vaccini. Allora, leggendo il foglietto, nel primo proprio capoverso c'è scritto che deve leggere ogni persona che si appresta a fare il vaccino, deve leggere questo foglio, quindi il foglietto illustrativo, prima che sia somministrato il vaccino, perché contiene importanti informazioni per lei. Ora mi domando se effettivamente tutte le persone che eseguono il vaccino leggono il foglietto illustrativo, cioè se questo foglietto viene poi somministrato al paziente prima della somministrazione. Una cosa importante, c'è scritta che questo vaccino non va somministrato a ragazzi con un'età inferiore ai 18 anni, quindi vuol dire che neonati, bambini, e questo sta in tutti e tre i foglietti illustrativi, quindi AstraZeneca, Moderna e Pfizer, mettono proprio scritto che ragazzi fino ai 18 anni non devono, quindi dai neonati ai 18enni non devono utilizzare questo vaccino. E questo lo specifico perché purtroppo mi sono venute messaggi, WhatsApp, ma anche notizie diverse su probabili vaccinazioni a neonati, a bambini, eccetera. Quindi proprio sul foglietto c'è scritto che non può essere fatto. Una domanda al volo proprio su questa. E secondo lei, in questo contesto, in questi vaccinazioni che sono state tante, poche, ma sono state poche chiaramente rispetto agli altri paesi europei, ci sono dei ragazzi che hanno fatto questo tipo di vaccino che le risulta oppure no? Non lo so. Io credo di no, e spero di no. Ecco, spero di no. Speriamo di no, insomma. La domanda che dovremmo... che non ne vedrei proprio la motivazione, primo. E secondo, da carta canta c'è scritto che non devono farlo, quindi spero proprio di no. Ecco. Vado avanti? Sì, assolutamente. Ok. Allora, c'è scritto che non devono fare il vaccino le persone che hanno un sistema immunitario che non funziona correttamente, scritto. Quindi un'immunodeficienza. Oppure se sta assumendo medicinali che indeboliscono il sistema immunitario, quindi cortisonici, scritto e specificato. Oppure immunosoppressori o medicinali antitumorali. Allora, questo è un punto molto importante per me, perché molte mie pazienti, io seguo anche pazienti talassemiche, pazienti che purtroppo stanno seguendo anche dei percorsi di chemioterapia, quindi oncologiche, o pazienti con patologie importanti come artrite reumatoide, patologie autoimmuni, morbidi Crohn, rettocoliti ulcerose, insomma, tutta questa gente, ho molte pazienti a cui sono stati consigliati le vaccinazioni. Quindi sono persone che rientrano in questa categoria dove sul foglietto c'è scritto di non fare, invece è stato consigliato di fare. Allora mi domando, siccome poi io ovviamente nel mio piccolo, nel mio studio, io non è che ho un ospedale, un'università dietro, io sono nel mio studio privato. Ovviamente la paziente poi si trova in mezzo tra me e l'ospedale. E a chi dà retta? Certo. Ecco, allora, invece di dare retta, basta leggere e, siccome siamo dotati ognuno di un cervello, chiedere delle spiegazioni, perché io penso che la cosa fondamentale sia dedicare il tempo giusto ad ogni paziente. Se tu, oncologo o ematologo o chi vuoi,
ha in cura una persona, questa persona ha un tumore, questa persona ha una leucemia, una talassemia, eccetera, non puoi, visto che c'è scritto, non è che è un mio pensiero, è una cosa scritta, non puoi consigliare di vaccinare. E su questo potrei andare avanti, ma comunque vado avanti e c'è scritto che qua l'AstraZeneca scrive che il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. E questo è una cosa che ho sentito in un'intervista l'altro giorno su Porta a Porta, che addirittura il ministro della salute, quello delle infrastrutture, esatto. Ma questo perché? Perché bisogna iniziare a insinuare il pensiero che lo devi fare, però sappi che non ti protegge. Così io intanto, è come quando, che ne so, una mia paziente va a fare un'ecografia morfologica, no? Per vedere il feto se sta bene. Il collega ecografista scrive: io ho visto il cuore, però non ti so dire se funziona bene o se funzionerà bene. Cioè, qui è un discorso di responsabilità, ovviamente, no? Quindi io ti dico, lo devi fare, però ti dico anche che forse non ti copre, ma soprattutto c'è anche scritto, e leggo, la durata della protezione non è nota. Quindi non sappiamo, l'AstraZeneca dice, io ti faccio il vaccino, ma non so per quanto tempo ti coprirà. Gli ultimi dati che sono stati visti hanno fatto una specie di mediana sulla probabile immunizzazione, cioè quanto dura questa immunizzazione, facendo 5 mesi di mediana. Quindi vuol dire che una persona potrà avere una immunizzazione di 3 mesi, un'altra persona di 7. Fai la media, diventa, vabbè, non sono bravissima in matematica, però insomma 5 ci dovrebbe stare, dovrebbe uscire. Ecco, quindi uno si fa 2 belle dosi di un farmaco su cui non abbiamo dati certi, su cui non ci sono studi, sono studi su animali, su ratti, o studi, come scrive qua sempre l'AstraZeneca, sono studi limitati, quindi una piccola numero di persone. Faccio tutto questo e poi ho un'immunizzazione di 5 mesi? Vuol dire che io fra 5 mesi devo rifarmi un altro vaccino? Allora ha ragione quel collega che dice che, e questo l'ho letto anch'io nel mio libro di virologia oramai del 93-94, in pandemia non si vaccina. Esatto. Perché? Perché allora ipoteticamente funzionerebbe, secondo il mio parere, poi per carità non sono una scienziata, sono un'umile ginecologa, funzionerebbe se tutta la popolazione mondiale avesse lo stesso identico appuntamento, cioè oggi alle 3 tutta la popolazione mondiale fa la prima vaccinazione. Esatto. Dopo 20 giorni, un mese, quello che volete, rifà la seconda, tutta la popolazione mondiale. In questa maniera ovviamente otterrai quello che vorrebbero questi signori. Ma fatta come la stiamo facendo noi, a pezzi e bocconi, vuol dire che fra 5 mesi quelli che hanno iniziato a gennaio devono ricominciare. Questo va a far partire il discorso delle varianti. Cioè tu permetti al virus di cambiare, perché il virus è un gran figo su quest'ottica. Lui riesce a cambiare in 2 secondi. Il coronavirus rispetto al virus influenzale normale, voi lo sapete, no? Ogni anno facciamo un vaccino diverso per l'influenza, quindi anche il virus influenzale non lascia un'immunizzazione permanente, perché sennò non dovremmo farlo tutti gli anni, invece lo ripetiamo tutti gli anni. Quindi di base il virus influenzale cambia tutti gli anni e possiamo fare un vaccino annuale perché è un po' più lento nella sua modifica, nella sua variabilità.
Il coronavirus invece è molto veloce, è molto attivo nel cambiare. Oggi mio marito mi ha detto che adesso esiste pure una variante newyorkese, ma ci sarà pure la variante, che ne so, himalayana. Ma io vorrei prendere quella napoletana. Ma così, sì. Così almeno. Voglio dire, saremo pieni. Se prendo quella napoletana posso anche fare, insomma, qualche versetto, qualche canzoncina anche, no? Sicuramente sarà più divertente della newyorkese, su questo non ci piove, ci si diverte di più. Però fondamentalmente il concetto è questo, che la vaccinazione va a bloccare il virus di partenza senza però darti un'immunizzazione sulle varianti. Questo è il concetto. Allora, e poi è un'eresia se si dice che, oppure se io dico, in questo caso lo sto dicendo io, che fondamentalmente i casi, diciamo, di contagio possono aumentare anziché diminuire attraverso la vaccinazione con queste forme che cominciano a cambiare, insomma, eccetera eccetera, perché c'è una versione che dice proprio questo, cioè le forme, cioè i contagi aumentano ancora di più man mano che i vaccini si fanno. Allora c'è qualcuno che dice non usciremo, si sta preparando, non usciremo mai da questa situazione, perché sa perfettamente che più è andiamo un circolo avanti, vizioso, no? È un circolo vizioso, è un cane che si morde la coda, però. Quindi non è un'eresia, possiamo non pensare. Non credo che sia un'eresia, è una probabilità, è una probabilità alle varie, sì. Allora noi abbiamo, intanto mi fermo, c'è Salvatore, che è un nostro ascoltatore, che gli è arrivato, lui è praticamente un libero professionista, e a lui ieri alle 15:30 è arrivata un'email dicendo che doveva andare a fare il vaccino AstraZeneca alle ore 12:30. Quindi c'è anche questo sistema un po' non lo so come lo vogliamo chiamare, un sistema, vuoi lavorare, e soprattutto per i liberi professionisti, non solo sullo statale e il pubblico, ma anche liberi professionisti, ti devi vaccinare. Adesso c'è questo sistema dei sceriffi di strada, io li chiamo così, che sono anche le persone che, insomma, ormai sono già manipolate, hanno un cervello un po' manipolato, mi dispiace dirlo, ma ce ne sono anche tanti, dove ecco, si permettono, sapendo che il vaccino per ora non è un obbligo e spero non sarà un obbligo, ma si permettono di dire ti devi andare a vaccinare, se no magari non ti faccio lavorare. Questo capita, dottoressa, anche... Ma questo capita sempre, capita anche per me, capita a chiunque. Io ho molte pazienti mie, insegnanti, impiegate, ma anche persone parasanitarie che lavorano in cliniche, psicologi. Ci sono molti psicologi che appunto ricevono questa mail e che di corsa vanno a vaccinarsi. Che dire, non credo sia medicina questa, ho una visione diversa della medicina. Sì, sceriffi tanti, ci sono anche delle pazienti che ne so, ecco, raccontavo prima a Monica di una paziente che mi aveva chiesto se era il caso di fare una procreazione assistita questo mese e provare ad avere una gravidanza, e lei voleva fare il vaccino, quindi io ho sconsigliato. Non il vaccino, nel senso, se tu vuoi fare il vaccino va benissimo, per me libero arbitrio sempre, però non ti consiglio di fare la procreazione assistita, perché comunque sono ormoni, da quello che sto leggendo e anche dalla nota AIFA di oggi che parla dell'AstraZeneca con trombosi e trombocitopenie, c'è un possibile link, e io ho sconsigliato. Lei mi ha scritto stamattina dicendomi che aveva parlato con la dottoressa Pincopallo e che gli aveva detto tranquillamente di fare il vaccino, semplicemente di spostare la procreazione assistita di un mese, che non sarebbe successo niente. Ora, quello che non capisco è la certezza incrollabile di questi colleghi, cioè io vorrei sapere dove hanno, cosa hanno letto, cosa hanno studiato, perché mi piacerebbe averla anche a me questa certezza, cioè io vorrei essere convinta
E quindi... probabilmente perché ancora non ha parlato con la Big Pharma, giusta? Forse. Non sanno dove sta. Siamo chiaramente, ogni tanto mi esce un po' di ironia, tra virgolette. Vorrei anche fare una domanda di Cristina. Reposio o reposio, adesso non lo so, Cristina, però sì, hai ragione, perché li chiamiamo vaccini? In realtà sembrerebbe che insomma non siano dei dispositivi sanitari più che altro, dispositivi ad RNA. Il fatto è che se li chiami dispositivi poi, un po' di anni fa ci fu una legge che proprio per i vaccini toglieva qualsiasi tipo di colpa alle case farmaceutiche per i danni da vaccino. Quindi qualsiasi lesione tu hai dopo il vaccino, tu non puoi fare causa alla casa farmaceutica. E questo la dice lunga. Pazzesco. No, ma io adesso non me lo ricordo, ma se non sbaglio è l'articolo 210 che parla proprio dei danni di vaccino, no? E come no? Ecco, però poi se tu praticamente modifichi gli algoritmi, automaticamente non riesci mai a capire se è stato il danno da vaccino. Cioè, poi alla fine io vorrei sapere, perché poi, cioè, se la studiano bene, fanno la legge, poi automaticamente l'inganno per evitare questa legge qua. Cioè, lo Stato non mette in condizione di dire il vaccino obbligatorio, perché andrebbe incontro all'articolo del 210 del 1992, se non sbaglio. E perché? Perché si lava le mani, perché ormai lo abbiamo capito, noi abbiamo dei governanti che a forza di mettere delle task force, no? Si lavano le mani e delegano agli altri, e magari c'è ogni tanto qualche capo espiatorio che cade, perché deve cadere, però è quello che fanno, insomma, ecco. C'è Monica, poi mi interrompi. Sì, io volevo Roberto, volevo chiedere una cosa alla dottoressa. Marina, scusami, a proposito del fatto che i vaccini siano in fase sperimentale, volevo chiederti, per quanto riguarda il trials chimico sperimentale, tu pensi che sia proprio così? Stiamo facendo un trial clinico, cioè la gente non lo sa, ma questo è il primo trial clinico, cioè con un numero stratosferico mondiale, cioè tutta la gente che fa il vaccino in questo momento è arruolato in un trial clinico, perché è l'esperienza sul campo di una vaccinazione. Quindi siamo le cavie. Siamo le cavie, ma lo scrivono anche sul foglietto illustrativo che è stato un vaccino approvato per emergenza. Quindi vuol dire che l'AIFA o comunque gli istituti preposti aspetteranno i vari dati che nel tempo verranno prodotti da queste vaccinazioni di massa. Quindi questo è davvero il primo trial clinico storico con milioni e milioni di persone. Certo. I trial clinici di solito sono di 1.000, 2.000, migliaia, certo non milioni di persone. Certo, certo. Allora, domanda da Giovanni Craviotto dalla Liguria. Dottoressa, che cosa ne pensa delle mutazioni portate da queste vaccinazioni a tappeto? Mutazioni intendiamo di malattie. Mutazioni credo o di malattie o di virus, non lo so. No, la variante. Allora, delle varianti. Ho appena detto, queste vaccinazioni provocano e provocheranno delle varianti, perché la vaccinazione va sulla radice, cioè sulla base del virus, il primo abito del virus. Il fatto è che abbiamo detto che il virus cambia abiti, quindi può cambiare a seconda della nazione dove sta, dell'ambiente in cui cresce, avrà un abito diverso. Quindi questa vaccinazione non va a coprire per le varianti, quindi ci saranno una serie di varianti, almeno quello che ci dicono, ecco, i vari scienziati che intervistati raccontano proprio questo, cioè avremo tante varianti con un unico vaccino, quindi a questo punto mi immagino che a variante ci sarà il vaccino. Domanda interessante, Dori Davide Elisa ho litigato con mia sorella che mia figlia, cioè credo che la figlia si deve fare il vaccino perché è disabile. Ecco, che possiamo dire sulle disabilità?
Esatto. Sulle disabilità bisogna capire se sono disabilità diciamo di apparato locomotore o disabilità a livello cerebrale, ecco, neurologico. Un bambino down o cose di questo tipo. Perché se sono neurologiche in generale non credo che il collega che segue questa ragazza possa dare con coscienza allamento di una vaccinazione, perché sappiamo che queste vaccinazioni potrebbero avere anche dei link a livello neurologico, no? Quindi a parte il fatto che abbiamo detto che disabilità o non disabilità, al di sotto dei 18 anni non si deve fare la vaccinazione, quindi non deve fare la vaccinazione, quindi se è una ragazza al di sotto dei 18 anni, no. Poi in generale la disabilità, se è neurologica, ci penserei un po'. Sì. Allora, mi sembra di aver capito che noi abbiamo 104.000 decessi, così dice, recita, diciamo, delle agenzie di informazioni. Devo dire Italia, che sì. Devo dire che mi sono accorto anche che l'Istat, non so per quale motivo, ha fatto dei giochi di prestigio su certi dati, guardandoli 5 mesi fa erano altri e guardandoli 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, erano un po' cambiati. Là mi fermo perché andrei a fare se pensiamo che nei 3.300.000 che leggo qua di casi accertati, molti dei nuovi casi erano i vecchi casi, cioè nel senso mi hanno spiegato più persone, ho anche letto su questo, che se io mi ammalo e faccio il primo tampone sarò ovviamente un nuovo caso, poi però dovrò fare dei tamponi di controllo, e tamponi di controllo possono essere anche 3-4 tamponi, perché al secondo posso ancora essere positiva. Se io sono positiva al secondo tampone, di nuovo divento un nuovo caso, ma era un vecchio caso, quindi a quel punto il quanto sono così reali questi dati, perché per noi medici i numeri sono importanti, anche i numeri sono importanti, quindi sarebbe importante per noi capire veramente quanti nuovi casi veri ci abbiamo. Certo. Però la domanda adesso sorge spontanea, come diceva uno meglio di me all'epoca, insomma, è proprio per i tamponi. Si dice, e abbiamo sentito più volte, che i tamponi risulterebbero per una percentuale altissima come falsi positivi. E c'è scritto anche nel bugiardino, se non sbaglio, dei tamponi, che insomma di fare molta cautela. Per avere poi delle notizie certe e delle percentuali certe. Per gli antigenici. Esatto. Quindi lei che cosa ne pensa, dottoressa? Che comunque c'hai quello, nel senso che da là non si scappa qualsiasi cosa io pensi. Quindi che devo dire? Speravo in una... Allora, speravo in due cose, effettivamente, in una certezza pronta di diagnosi e quindi ecco appunto evitare questi falsi positivi, che sono un po', e speravo in una certezza di terapia. Questa era la mia speranza. La mia speranza non si ripone in un vaccino. La mia speranza è fare il medico, guarire la gente. Quindi avere una certezza di terapia sarebbe la cosa che probabilmente ci toglierebbe da questa situazione, e forse anche in una maniera un pochino più veloce. Questa è la medicina. Non posso pensare che quello che io ho studiato si basi solo sulla ricerca e la corsa ad un vaccino per qualsiasi tipo di patologia. Ogni malattia nuova che faccio? Faccio il vaccino, non sono più capace a fare un medico? Esatto. Non è possibile. Non è questo che ho studiato. Marina, io giusto. Ti do del tu, prima ti ho dato del lei, adesso ti do del tu però. Allora, a questo punto
La domanda te la devo fare, insomma, no? E voglio sapere che cosa ne pensi. Dunque, 104.000 decessi che poi per Covid, a causa del Covid, eccetera, eccetera, questo non lo andiamo a vedere, però vediamo questo numero. E prima cosa, c'è una certa sudditanza dei medici verso, diciamo, chi, come lo vogliamo chiamare, chi impone certi protocolli? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, nell'eventualità, hai parlato bene, diciamo, di scienza, di coscienza, di fare il medico, ma nell'eventualità questi protocolli non venivano rispettati all'origine, i decessi potevano essere inferiori, si poteva trovare, diciamo, una soluzione a questo problema prima, perché questo è importante, perché qui c'è di mezzo il ministro della sanità, il dottor Speranza, c'è di mezzo la task force, insomma, già ci hanno un sacco di denunce questi, è inutile che non lo vogliamo dire, ma ce n'hanno migliaia di denunce, poi vedremo quando e come la magistratura porterà avanti queste denunce che hanno. Ma la domanda che voglio dire, potevamo essere, insomma, anziché 104.000 morti, potevano essere di meno, punto interrogativo, se venivano curati in maniera diversa, venivano controllati direttamente da voi medici di base, comunque sia. Allora, io ti dico forse sì, nel senso che i medici di adesso, le persone che escono fuori oggi dall'università, sono abituati a usare protocolli, cioè non abbiamo più la possibilità di pensare con la nostra testa. Quindi se ho una patologia, vedo il ricettario, mi dice questa patologia, devo fare questo, punto. Non c'è un'altra strada. Questo perché? Perché il protocollo mi salva la vita dal punto di vista legale, questa è medicina difensiva. Se io faccio un danno a una mia paziente, ma ho seguito il protocollo, a me non succede niente. Se invece ho fatto qualcosa senza seguire il protocollo, allora posso essere perseguibile. Quindi la soggezione certo che c'è, ma fondamentalmente deriva dal fatto che è dall'università che i ragazzi non vengono più abituati a pensare con la loro testa, a far sì che la medicina sia davvero un'arte e non un protocollo. L'arte vuol dire rispettare la persona che ho davanti e capire di che cosa ha bisogno quella persona. Non tutti possono avere un farmaco per una patologia uguale per tutti, cioè non è possibile, siamo tutti diversi, quindi anche questo sul Covid non è stato fatto, non sono state fatte tante cose, il discorso delle autopsie all'inizio ad esempio per me è stato sconvolgente, perché la medicina si basa, tutto quello che noi sappiamo parte da una cosa sola, dall'anatomia patologica. Prima si stava in sala settoria ore e ore, questi sono i racconti di mio padre, e si stava, quando dovevi imparare qualcosa, si stava in sala settoria. Abbiamo una malattia nuova, non la conosciamo, nessuno sa niente di questa malattia, va in sala settoria. Non si va in sala settoria dopo un mese e mezzo, per cercare di capire cosa si deve fare. In quel mese e mezzo sono morte un sacco di persone, tra cui anche mia madre. Per cui su questo sono abbastanza avvelenatina. Quindi il discorso è che fare il medico vuol dire fare tante cose. Se noi traduciamo la medicina semplicemente in guardare il protocollo, che cosa devo dare, allora tutti saremo capaci di fare il medico. Basta Google. Certo. Questa è una testimonianza molto forte, una denuncia molto forte che la prendiamo stretta all'interno di questa diretta. Scusami Roberto, qua c'è una domanda molto interessante. Però scusate, volevo aggiungere che i medici in Italia sanno fare molto bene il loro lavoro. Scusami. Abbiamo davvero, quando è uscito fuori il Covid, io la cosa che dicevo a tutti i miei pazienti per rincuorarli è che siamo persone fortunate, perché in Italia abbiamo grandi medici, davvero grandi medici e grande esperienza. Vero. Quindi bisognerebbe farli lavorare invece di imbrigliarli in leggi, articoli, protocolli, paure. Sì. Non si può lavorare sotto paura, soprattutto quando devi salvare qualcuno. Allora, prima della domanda, Monica, sì. Concluderei dicendo, il protocollo salva
legalmente, diciamo, il dottore, ma non salva il paziente. Ma ti può dare un'idea il protocollo? Il protocollo ti dà un'idea, un suggerimento? Con il protocollo, tanti dottori, ok, l'hai detto, ha detto il protocollo, io mi paro, come si dice, in maniera greve, il culo, e via, ecco, in maniera molto greve. Monica, vai avanti con la domanda, perché la sto leggendo anche io. Sì, allora, una nostra ascoltatrice dice, mia figlia, Anna Maria Anselmi si chiama, mia figlia ha avuto una piastrinopenia autoimmune, risolta dopo alcuni anni autonomamente. Ora, a distanza di anni, dovrebbe vaccinarsi perché lavora in sala operatoria. La sua ematologa, ormai defunta, non le fece neanche finire l'antipolio, non le fece fare neanche l'antipolio, perché ogni vaccinazione può andare a stimolare l'apparato immunitario e di conseguenza anche la produzione di anticorpi antipiastrine e quindi far ripartire la malattia. Lei cosa ne pensa? Guardi, ha risposto oggi l'AIFA per me, perché l'AIFA ha mandato questa informativa, nota informativa, ve la leggo, nota informativa importante concordata con le autorità regolatorie europee e l'Agenzia Italiana del Farmaco, 24 marzo del 2021. Vaccino Covid-19 AstraZeneca, rischio di trombocitopenia e disturbi della coagulazione. Okay. Quindi penso di aver risposto. Sì, grazie. Assolutamente. Vediamo se ci sono altre domande, Monica. Sì, allora c'è Alessandra Lizio che chiede: mio figlio ha 19 anni con la sindrome di Asperger, quindi parzialmente autistico, è in fissa con lo Sputnik, il vaccino russo. Cosa sa dirmi? Oddio, sullo Sputnik poco, molto poco. Non so dire, io mi sono documentata per quello che è quello che vedo durante la mia vita professionale quotidiana qui in Italia, quindi quando sarà che arriverà lo Sputnik qui in Italia mi documenterò anche su quello, non so dire, però comunque in generale non sono così confortata neanche dalle varie pubblicazioni scientifiche o comunque gli istituti preposti che dovrebbero invece confortarmi proprio per questo discorso delle vaccinazioni in generale sul Covid. Quindi spero vivamente di ricevere, che tutti noi medici possiamo avere dei fogli, dei libri, degli incontri, chiamateli come vi pare, qualcosa che ci aiuti a essere più leggeri nell'animo nel poter consigliare una vaccinazione, sia essa uno Sputnik, sia essa il Moderna o quello che volete. In questo momento il mio atteggiamento è di attesa e faccio quello che posso, insomma. Beh, scusami, dai. Un'altra cosa, Marina, molti credono che facendo il vaccino poi si esca liberi, finalmente si possa lavorare e tranquillamente ritornare alla vita di prima. Secondo te? Allora, questo non è scritto da nessuna parte, ma lo dicono anche, lo dice anche il governo, lo dice l'AIFA, lo dicono in tanti. Chi fa il vaccino non può gettare la mascherina per terra e non usarla più, dovrà usare sempre la mascherina, dovrà sempre usare il distanziamento sociale, dovrà ovviamente, se siamo zona rossa, stare chiusi, insomma deve fare le stesse cose che sta facendo adesso. Tra l'altro, come ha detto anche il ministro delle infrastrutture l'altro giorno, sono persone che possono contagiare e essere contagiate, quindi il vaccino dichiarato proprio dal governo, il vaccino non dà questa sicurezza per poter poi andare viaggiare, cinema, teatri e in company, quindi no, la vita rimane la stessa. Mi parlano molto di educazione civica, perché molte mie pazienti vengono un po', ecco, prima parlavamo di sceriffi, vengono un po' spinte a fare queste vaccinazioni perché dicono ma tu non sei civile, non lo fai per senso civico e non è giusto e di qua e di su e di giù.
Ok, secondo me il primo senso civico è quello di rispettare la salute del proprio corpo, innanzitutto, quindi avere riguardo della propria salute. Secondo, il senso civico è quello di rispettare, allora, esistono varie prevenzioni, no? C'è la prevenzione primaria che ti dice che dovresti andare a vedere il perché questo virus si è sviluppato. Ce lo vogliamo chiedere in modo tale che non ne compaiano degli altri? Allora, nei miei libri di patologia medica del 94 c'era proprio scritto che se avessimo continuato ad inquinare in questa maniera, sicuramente sarebbero uscite fuori delle pandemie da coronavirus. Questo in un libro di patologia medica del 93-94. Quindi, l'educazione civica di cui parlano tutte queste persone dovrebbe essere la riduzione dei particolati, la riduzione dello smog, il lasciare la macchina a casa e andare in bicicletta, oppure utilizzare delle bottiglie di vetro e non di plastica. Adesso sto dicendo varie cose, però non mi dite che l'educazione civica passi attraverso una iniezione di qualcosa che non conosco, non so quanto dura, non so quanto mi immunizza e quanto effettivamente il costo che noi paghiamo per questi vaccini sia veramente la soluzione a tutto questo casino. Sì. Allora, Lele De Luca pone una domanda importante, cioè una bella curiosità. Vuole sapere chi crea, ecco, un attimo che si è spostata, vuole sapere chi crea più immunità, una persona guarita o una persona vaccinata? La persona guarita. Senza ombra di dubbio, Lele. Anche solo come testimonianza del fatto che si guarisce. E basta guardare i dati. Stamattina, proprio per questo incontro che avevamo, mi sono guardata anche i dati del Giappone, che nessuno ci parla mai del Giappone, però insomma non so perché sono voluta andare a vedere il Giappone. E nel Giappone, questi sono i dati dell'AGI, Agenzia Italia, i casi sono stati 459.000 e le guarigioni 435.000. Ecco Lele, mi sembra che abbia risposto. Senza vaccinazioni, senza vaccinazioni. E hanno sviluppato un'immunità di gregge importante. Ecco. Fabrizio Guglielmotti, mi fa piacere che fa questa domanda, mi fa piacere anche che sta qui, oltretutto. E gliela pongo, ecco. È un caso che il protocollo sia sceso a caduta libera su tutti i medici? Punto interrogativo, o meglio, i medici di base che meglio conoscono i propri pazienti, anche per via delle prescrizioni mediche richieste per cure specifiche, sembra siano stati volontariamente estromessi dal contesto del consulto. Oggi sembriamo tutti pazienti di quei 3-4 che vanno in TV. È vero, ma io spero che... Cioè, voglio pensare che i medici di base non siano stati consultati e non siano contenti del lavoro che stanno facendo adesso, perché credo fortemente, l'ho detto prima, che i medici italiani sono dei bravi medici e se lasciati liberi probabilmente agirebbero anche chi in alcuni casi seguirebbe il protocollo, chi in altri casi farebbe quello che gli suggerisce la testa e quindi... penso e spero che i medici di base, ecco come ha detto questo signore, non siano stati chiamati a partecipare a questa, chiamiamola tavola rotonda per far uscire un protocollo, una terapia, ecco. Noi lo speriamo veramente, lo speriamo. Monica, nel tuo contesto c'hai altre domande, la dottoressa? Sì, io volevo finire un attimo anche per riportarla un po' alla sua specializzazione, che è quella appunto di ginecologa, e ti vorrei chiedere, Marina, secondo te la prevenzione e la cura di malattie importanti, sia quelle a trasmissione sessuale che anche i tumori, quelli più complessi, nella donna si stanno facendo in questo momento o no? Allora, per un anno si è fermato tutto, si è fermato il mondo, si è fermato qualsiasi cosa. E per un anno abbiamo lavorato, io non ho mai smesso di lavorare da marzo dell'anno scorso, mai, mai, mai. I privati hanno sempre lavorato. Il pubblico, purtroppo devo dire che molti servizi ambulatoriali sono stati chiusi.
servizi come anche ambulatori della menopausa, che potrebbe per qualcuno dire va bene, ma che ci frega della menopausa, c'è un'emergenza, c'è un Covid. Sì, ma la gente sta male in menopausa, a parte il discorso della vampata che può essere a volte anche presa sotto gamba, però in menopausa tiriamo fuori ipertensioni, problemi cardiaci e tante cose importanti, quindi ambulatori chiusi, ambulatori di ecografie di gravidanza, quindi molte mie pazienti purtroppo durante una gravidanza, quando invece gli spetta di diritto avere delle ecografie per guardare il proprio figlio, come sta crescendo, le analisi del sangue, eccetera, hanno dovuto comunque mettere mano al portafoglio. Questo per alcuni può essere una soluzione, ma per tanti altri, io ho uno studio anche in un quartiere di Roma che non sono i Parioli, a Roma i Parioli sono un po' quelli un po' più scicchettosi, io non sono in un quartiere, ecco, si arriva difficilmente a fine mese, quindi per una mia paziente impostare 9 mesi di privato è stato davvero pesante. Adesso anche il discorso della prevenzione per un banale pap test, la ASL chiamava, quest'anno non ha chiamato. Adesso so che hanno ripreso a fare prevenzione, di questo mi fa piacere, perché anche per, voglio dire, un pap test costa 20 euro, però per persone, per alcune persone, e poi comunque non è giusto. Qualora io avessi anche 20 euro, non, è una cosa che spetta, la salute in teoria sarebbe un diritto. E la stessa cosa anche per una cosa assurda che capitava era quella di non avere il servizio di preanestesiologia per fare l'epidurale poi al parto. Queste persone chiamavano per fare la visita preanestesiologica, l'ambulatorio era chiuso e quindi al parto l'epidurale col cavolo che gliel'hanno fatta in determinate situazioni. Per fortuna non tutti, non voglio assolutamente fare di tutto un'erba un fascio. In alcune situazioni, grazie a Dio, c'è una mentalità più elastica, hanno fatto partorire senza mascherina in determinate situazioni, ovviamente con tutta l'equipe bella bardata, con mascherine eccetera, però almeno la paziente in travaglio no. Mentre in altre situazioni, purtroppo, le mie pazienti hanno dovuto stare senza epidurale, senza il marito, o comunque la mamma, o comunque qualcuno vicino, e con la mascherina. Quindi diciamo che è stato momenti molto frustranti anche da parte mia, insomma. Certo. Allora, spendiamo due parole per gli altri due vaccini, che insomma ci siamo fermati solo all'AstraZeneca. Ce n'avevo tanti. Vediamo due parole. So mi che sono fermata troppo presto. So che ce l'ha preparato. ci fermiamo un attimo con le domande che arrivano sempre in continuazione. Angela Arcuri, dopo passiamo anche alla tua domanda, solo un attimo. Allora, fammi vedere dove eravamo arrivati. Allora, questo è il Moderna. Foglietto illustrativo del Moderna. Sì. Stesse cose di dove ero. Ecco, in più qua, avvertenze e precauzioni, mi parla di chi soffre di un disturbo di coagulazione, appunto, e qui ho messo come appunto tutte quelle persone, quelle donne, ovviamente essendo un ginecologo penso alle mie pazienti, che stanno utilizzando pillole contraccettive, terapie ormonali sostitutiva. Quelle sono già terapie che predispongono alla trombosi, allora a quel punto se la mia paziente prende una pillola, fa il vaccino e c'è una trombosi, di chi è la colpa? Del vaccino o della pillola che gli ho dato? Sicuramente è colpa mia, di questo sono certa. E quindi per questo a tutte le mie pazienti che chiamano, io consiglio, se vogliono fare ovviamente, e per carità di Dio va bene il vaccino, di togliere la pillola, di togliere la terapia sostitutiva, quindi di sospendere la terapia ormonale. In questa do un acido folico ovviamente importante per evitare le trombosi e quindi almeno metto in sicurezza almeno questa parte. E vado avanti, non è raccomandato, va bene per i 18 anni, può influenzare la modalità di azione di medicinali e altri medicinali, quindi
potrebbe questo vaccino Moderna è scritto, può influenzare la modalità di azione di altri medicinali. Ci sono molte pazienti che hanno... Ma quali? Non lo specifica. Come non lo specifica? No, la modalità di azione di altri medicinali. E allora uno non lo dovrebbe proprio fare, punto e basta. Informi il medico o il farmacista, pure questa è una cosa simpatica. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo dei farmaci perché potrebbe esserci una un'influenza. Ora, ma qui... questi che scrivono questi bugiardini, ma ci prendono per coglioni? No. Ma scusate la parola a tutti quanti, ma scusate, ma che significa informi il medico? Ma che aspetta, il medico, il farmacista o l'infermiere? Quindi si presuppone, con tutto il bene che voglio ai farmacisti e all'infermiere, si presuppone che il farmacista e l'infermiere sappiano la tua storia clinica, sappiano valutare il motivo di quei farmaci e sappiano l'interazione. E non parla neanche del medico di famiglia. No, il medico. Medico, farmacista. Astratto. Io credo che siamo alla follia totale, cioè non si può scrivere una cosa del genere perché non sta né in cielo né in terra, cioè è veramente scandaloso, è scandaloso, questa è una cosa scandalosa. Cioè non, cioè anche qua, con degli altri farmaci, e che significa? Su gravidanza e allattamento c'è la stessa cosa. Se è in corso una gravidanza, o se sospetta, o se sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando, chieda consiglio al medico, al farmacista o all'infermiere prima di ricevere questo vaccino. Ora, io va bene chiedere consiglio, ma queste persone, il medico, il farmacista e l'infermiere, a che cosa si attaccano per dare questo consiglio? A quale libro, articolo, pubblicazione, seminario? Cosa c'ho io per consigliarti? No, io stavo ridendo perché c'è scritto qui o il portinaio. Uno c'ha scritto di chiedere consiglio magari al portinaio, al coso, sì. Che tanto lui fa tutto, no? Scaricano il barile a... giustamente il medico, il farmacista, l'infermiere, ma che ne sappiamo? Ci sono delle mie pazienti che mi dicono: ho fatto questo, che mi succede? Ma io che ne so? Ma cosa ne posso sapere? C'è scritto che non ci sono dati. Come faccio a rassicurare una persona? Come faccio a rassicurare una persona e come faccio a rassicurare me, a confortare? Su quali basi? Chiaramente era una parte ironica il portinaio, però mi sembra poi alla fine che quelli che scrivono questi bugiardini ci prendono proprio per sciocchi, delle persone sciocche che non usano una minima parte del nostro cervello. A questo punto ti porrei la domanda di Angela Arcuri, che dice: lei ha mai palesato l'idea che questi vaccini siano sponsorizzati? Siano sponsorizzati non per portare una guarigione della malattia, ma perché sono il nuovo business del futuro? Sono il business già da parecchio tempo, da parecchi anni, insomma. Allora, tutti i farmaci, comunque, ovviamente la casa farmaceutica guadagna, li fabbrica, li vende, cioè voglio dire, questo è una legge di commercio. Ora, ripeto, io faccio il medico, quindi spero sempre che i pensieri e le attuazioni di chi è sopra di me, che sicuramente avrà molto più intelletto di me, insomma, spero che siano decisioni per la nostra salute. Quindi c'erano varie opzioni e hanno deciso che per noi era bene fare la vaccinazione di massa. Che devo dire, io voglio fare il medico, voglio curarla la gente, ecco, questo è quello che ho in animo da sempre e sempre avrò. Dimmi Monica, vai. Sì, no, io volevo chiudere perché c'è lo Pfizer, questo è quello americano, quello che ci stanno. Va bene, parliamo di Pfizer. Poi Pfizer, aspetta. Gli americani non li puoi mettere. Non puoi lasciarli. Bisogna sapere un po' qualcosa anche di quest'altro vaccino.
Allora, qua sulla, su, allora, scrive tutte le cose che ci siamo già detti. Una cosa particolare che sugli altri non c'è scritta è che non puoi intercambiare i vaccini, cioè se tu fai la prima Pfizer, la prima dose del Pfizer, ad esempio, non puoi fare il Moderna. Attenzione, qui c'è qualcuno che dice prima ti fai una cosa e poi ti fai un'altra, eh? Attenzione, l'ho sentito no. Io. Vabbè, carta vince, carta perde, non si può fare. Allora, non, è... non si può fare. Allora, a quelli che dicono oggi mi faccio il Moderna e domani mi faccio lo Pfizer, non si può fare. No. L'avete capito che non si può fare? Non lo potete fare. No. Mettetevelo in testa. Ma quello è finito. Lascia stare. Ricomincia da capo quando ci sarà di nuovo. Bravo, tanto fra 5 mesi si ricomincia, quindi esatto. Qual è il problema? Ecco. Sulla popolazione pediatrica dice età inferiore a 16 anni non sono state ancora stabilite la sicurezza e l'efficacia, i dati disponibili sono limitati, quindi il Pfizer scrive in questa maniera. Poi l'efficacia, la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino non sono state valutate nei soggetti immunocompromessi. La durata anche qui del vaccino non è nota, potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono, questo l'abbiamo già detto. Sulla gravidanza, i dati relativi all'uso di questo vaccino in donne in gravidanza sono in numero limitato, gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza, lo sviluppo embrionale o fetale, quindi negli animali. Non è noto se questo vaccino sia escreto nel latte materno, non è noto. L'interrompo 2 secondi. Giovanni ti ha risposto, una donna in gravidanza ti ha appena risposto. Quindi negli animali è stato fatto il... però nelle persone no. Quindi una donna in gravidanza... Non mi sbaglio, sono i rassi. Che pericolo incorre il feto in base ai dati che non hai? Non li sappiamo. Non lo sappiamo, ecco... Quindi ti ha risposto proprio in questo momento. Sì, anche i dati sulla tossicità della riproduzione a questo riguardo è stata condotta nei ratti nel corso di uno studio combinato di fertilità e tossicità e sui ratti femmina non ci sono stati problemi di fertilità. Ecco, benissimo, siamo un popolo dei topi, eh? Allora... Ricordatevi che sui ratti non c'è problema, quindi fondamentalmente noi siamo un popolo dei ratti e quindi ci hanno scambiato per un popolo dei ratti e quindi non c'è problema. No, ma risulta evidente comunque che noi stiamo veramente facendo da cavie, la sperimentazione è su di noi e questo è. Basta. Allora, Daniela Papo... Ma lei come, questa è una bella domanda, ma lei come medico non potrebbe riunirsi con un comitato di medici che si oppongono come professionisti a questa barbarie? Ma molto volentieri, il problema è che chi ci ascolta, cioè voglio allora, dire... No, ma li conosco pure, non è che... innanzitutto il medico privato non conta proprio niente, anche i miei certificati, quelli della gravidanza, devono essere avallati dal medico legale della ASL di appartenenza o da un ginecologo pubblico, perché comunque i miei certificati non sono, sono un medico di serie B, insomma, quindi chi dovrebbe parlare, dovrebbero essere le persone statali, le persone che occupano un posto statale. Noi privati cerchiamo, facciamo del nostro meglio, ma ci esponiamo, io ho una famiglia, quindi anche quello che ho detto oggi mi sembra di aver partecipato con passione, ecco, mettiamola in questa maniera. Sarebbe Marina, bello vedere degli statali, quelli Marina, che lo stipendio ce l'hanno. Hai comunque letto... un bugiardino, cioè dei bugiardini, hai letto dei bugiardini e hai detto la tua opinione da professionista, non hai detto come fa la Loretta Bolgan che lei legge e poi ti dice quello che c'è dentro, non gli possono dire niente, io c'è stata un'intervista che ho seguito in un'altra
in un'altra sede, dove hai detto no, ma è, a me che mi devono dire? È tutto documentato, lo dicono loro. Cioè, se lo dicono loro, che perché dovrei avere delle minacce, tra virgolette, perché è successo anche a qualche dottore, poi oltretutto. Rimane il fatto, e sembrerebbe una cosa sciocca per tante persone che stanno seguendo la diretta, ma non è sciocca per niente, che se ci sono professionisti che non si allineano a un certo volere, diventano persone fondamentalmente che sono pericolose per il sistema, per questo sistema. Allora può succedere di tutto. Esclusione all'albo, denunce. Si parte con le denunce, prima poco delle piccole stranezze o minacce sulle parentesi. E poi andare avanti, se si va ancora avanti per le proprie idee. Io ho capito questo perché oltre a Marina ho sentito altri medici, altri ancora e altri ancora. C'è gente che non parla all'interno degli ospedali perché ha paura, uno del posto, due dei figli, tre di tante altre cose. Là è una cruda verità, ma è questo, e lo posso anche garantire perché mi è stato detto da persone che lavorano all'interno. Quindi io direi, vediamo un po' se c'è qualche cosa. No, io direi che, Monica, hai qualche altra domanda per Marina? Perché Marina è stata perfetta, diciamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. No, non ho ancora non ho più domande. Volevo anzi ringraziare Marina anche per l'amicizia che ci lega. Ti ringrazio tantissimo di aver partecipato con noi nel nostro salotto, di aver portato la tua testimonianza come medico e averci spiegato un pochino, insomma, come funzionano questi vaccini e cosa sappiamo. E quindi ti ringrazio tantissimo e ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto e ringrazio quelli che sono stati, che hanno partecipato. Marina, ti stanno ringraziando un po' tutti quanti. Grazie a tutti, davvero di cuore. Stanno ringraziando e fossero tutti come lei, eccetera, eccetera. Insomma, grazie. Allora, a questo punto io darei un saluto e la buona serata a tutti coloro che ci hanno ascoltato fino adesso e ricordatevi che la prossima settimana ci sarà un'altra bella sorpresa. Non la sto dicendo qui adesso, ma ci sarà un'altra bella sorpresa, continuando sulla stregua, diciamo, della sanità, ecco. E detto questo, saluto tutti quanti, grazie Marina per essere stata qui ospite nel nostro salottino. Grazie. E la prossima volta ti faccio trovare un bel tè con un po' di biscottini, però adesso e quindi a voi i saluti e poi possiamo anche chiudere. Buona serata. Grazie a tutti. Ciao Marina. Ciao Alberto. Ciao. Grazie.